Del mondo gastronomico mondiale. C'è chi ha assaggiato i würstel austriaci, chi ha sorseggiato Guinness o birra belga, chi si è concesso fette di strudel, sacertort, dolcette al cocco e chi ha fatto la coda per accaparrarsi un cartoccio di pesce fritto. 3 giorni di sapori dal mondo per il weekend più atteso dell'anno, quello del mercatino internazionale. Anche questa edizione ha contato un record, quello delle presenze, che hanno di nuovo superato le più rosee aspettative. Aretini e turisti hanno affollato l'area Eden per la 3 giorni dedicata all'eccellenza del territorio e non solo. Ma oltre a curiosare tra i banchi, gli aretini hanno dato anche il proprio contributo fattivo alla buona riuscita della manifestazione. Dall'associazione macellai fino ai pub, ristoranti e pizzerie e locali vari, in molti hanno deciso di trasferirsi in strada. Numerosissima anche la forza lavoro proveniente dal territorio, che ha visto l'impiego di ben 250 persone nei vari stand. Insomma, una città intera in fermento per 3 golosissimi giorni. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Cacao.